Non c'è che dire, l'uomo ragno ha affrontato davvero parecchi avversari nel corso della sua carriera. E a questo proposito, nel trailer di Marvel's Spider-Man 2 mostrato durante l'ultimo PlayStation Showcase, abbiamo intravisto una schermata in cui compaiono alcuni dei criminali che scorrazzano per questa New York virtuale. Non sappiamo se nella prossima esclusiva PS5 li combatteremo tutti, ma intanto abbiamo pensato di fare il punto su tutto quello che sappiamo dei futuri nemici di Spidey in attesa di affrontarli dal 20 ottobre. Seguiteci, ma fate attenzione anche a qualche spoiler che potrebbe coinvolgere il primo episodio, Marvel's Spider-Man Miles Morales e il film Spider-Man Across the Spider-Verse. Sergei Kravinov, meglio noto come Kraven, sarà probabilmente uno dei principali antagonisti di Spider-Man nel nuovo titolo targato Insomniac. L'ultimo trailer lo ha presentato a capo di una banda di guerriglieri e, stanco delle solite prede, Kraven punta ora sugli uomini ragno di New York. Non si tratta certo di uno dei criminali Marvel più forti e conosciuti, ma le cose potrebbero cambiare con l'uscita del film incentrato su di lui in uscita a ottobre, che vedrà Aaron Taylor Johnson nei panni del protagonista. Nel gioco possiamo aspettarci un avversario temibile in grado di schierare i suoi mercenari, ma anche un esperto di caccia e un geniale stratega abile nell'uso di qualunque arma. Nei fumetti, infatti, Kraven sa preparare intrugli che gli conferiscono poteri sovrumani tipici degli animali selvatici. Insomniac potrebbe aver cambiato questo aspetto del personaggio e non vediamo l'ora di scoprire in che modo. Raccogliendo uno zaino di Peter Parker nel primo Marvel's Spider-Man, scopriamo che il nostro eroe ha già affrontato Lizard in un momento antecedente dell'avventura e che è anche riuscito a curarlo con un antidoto temporaneo che lo ha trasformato di nuovo nel dottor Kurt Connors. Nella scena presente dopo i titoli di coda di Marvel's Spider-Man Miles Morales, invece, intravediamo il dottor Connors di spalle mentre parla con Norman Osborn. Scopriamo così che è proprio Connors a occuparsi della malattia di Harry, un dettaglio che ora conferisce molta più importanza al personaggio e non stupisce quindi che appaia nella forma di Lizard anche in Spider-Man 2. Nel filmato del PlayStation Showcase abbiamo visto infatti Peter e Miles inseguirlo per mezza Manhattan, ma ora non sappiamo come e quando il dottore sia mutato di nuovo nel suo mostruoso alter ego. L'uomo ragno ha un rapporto complicato con Lizard sia nei fumetti sia al cinema. Connors è infatti un mentore e un amico, come accade anche nei film di Sam Raimi, ma quando si trasforma in Lizard diventa aggressivo e malvagio. E questo accade solo nel primo The Amazing Spider-Man diretto da Mark Webb, in cui Connors è un biologo della Oscorp ed ex socio del defunto padre di Peter. La stessa versione compare poi in Spider-Man No Way Home, trasportata nel Marvel Cinematic Universe da un incantesimo del Dottor Strange. Venom non dovrebbe avere certo bisogno di presentazioni, specie perché è recentemente arrivato al cinema con due film che, seppur discutibili, hanno perlomeno contribuito a renderlo più popolare. In realtà il famelico simbionte alieno scorrazza per i videogiochi da decenni e il suo passaggio all'universo Insomniac era prevedibile fin da quando abbiamo notato la sostanza nera appiccicata a Harry nella vasca della Oscorp. Non sappiamo cosa sia Venom in questa versione, se un alieno o un esperimento della Oscorp, ma quel che è certo è che a un tratto arriverà fino a Peter, che lo indosserà come un costume sfruttandone i poteri. È più o meno quello che accade anche nei fumetti, quando il nostro eroe trova la creatura aliena nel bel mezzo delle prime Secret Wars e la indossa. È il 1984 e solo alcuni anni dopo il simbionte avrebbe trovato un nuovo ospite in Eddie Brock, il Venom più famoso e duraturo nella sua storia editoriale. Questo personaggio è stato inoltre interpretato da Topher Grace in Spider-Man 3 e da Tom Hardy in Venom e in Venom 2 La Furia di Carnage. Se avete osservato bene il trailer dello showcase, avrete sicuramente notato la scena in cui Kraven tiene in mano un tablet che mostra vari ritratti, tra cui quello di Wraith, un super nemico mascherato che magari potrebbe avervi ricordato qualcuno. Ebbene, nel DLC di Marvel's Spider-Man La città che non dorme mai si assiste alla spirale distruttiva della poliziotta Yuriko Watanabe, alleata di Peter Parker che, per una serie di motivi, finisce per lasciare la polizia per fare la vigilante diventando Wraith. Nei fumetti la sua storia è molto simile a quella del videogioco e a quanto pare la ritroveremo anche in Marvel's Spider-Man 2. Probabilmente comparirà nelle missioni secondarie, ma non è escluso che Peter e Miles debbano collaborare con lei o forse proprio affrontarla in combattimento. Black Cat e Taskmaster sono già comparsi in passato. Felicia Hardy, la Gatta Nera, prima come missione secondaria e poi come comprimaria nel DLC La città che non dorme mai, mentre Taskmaster come boss opzionale che, una volta sconfitto, si dileguava dopo aver avvertito Spider-Man dell'esistenza di qualcuno disposto a sborsare una cifra enorme per la sua testa. E questo qualcuno potrebbe essere lo stesso Kraven o forse un'altra organizzazione criminale, chissà.
La Gatta Nera potrebbe fare quindi il suo ritorno nella nuova avventura del nostro Spararagnatele, magari con un ruolo più importante, poiché veniva menzionata di sfuggita anche in Miles Morales. Tuttavia non si tratta di un personaggio famosissimo e non si è mai visto in nessun film. Taskmaster è invece un po' più popolare. Nei videogiochi, ad esempio, lo abbiamo incontrato negli ultimi Marvel vs. Capcom e nello sfortunato Marvel's Avengers di Square Enix. Al cinema, invece, perseguitava Black Widow nell'omonima pellicola. Le due figure non potrebbero essere più diverse. Felicia è un topo d'appartamento che possiede una schiera di gadget super tecnologici e un'agilità soprannaturale, mentre Taskmaster è un mercenario con una memoria fotografica così sviluppata da consentirgli di riprodurre alla perfezione gli stili di combattimento altrui. Aaron Davis non dovrebbe essere davvero un antagonista nel nuovo gioco di Insomniac, almeno non dopo il finale di Miles Morales in cui sembrava essersi redento e in cui addirittura ringraziava il nipote per averlo aiutato a essere una persona migliore. Una chiusura perfetta, se non fosse che Prowler sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla sua importante presenza nel film Spider-Man Across the Spider-Verse, che sta sbancando i botteghini e ottenendo enormi consensi in tutto il mondo. Insomma, non ci stupiremmo se Insomniac si fosse inventata qualche escamotage per farlo tornare in azione anche su console, magari in una serie di missioni secondarie. Sembrava che il capitolo relativo a Lonnie Lincoln si fosse chiuso in Marvel's Spider-Man, dopo che il nostro adorato arrampicamuri era riuscito a sbarazzarsi della sua invulnerabilità sconfiggendolo. Tuttavia, in Miles Morales abbiamo scoperto che la polizia non lo aveva portato nel raft, ragion per cui Tombstone potrebbe essere ancora in giro a combinare guai. Più complicata è invece la questione Shocker, figura che compare per un attimo sul tablet di Kraven. Affrontato e sconfitto due volte da Spider-Man nel primo gioco della serie, Herman Schultz sembrava essere finito nel raft una volta per tutte, e invece potrebbe saltar fuori di nuovo. Inoltre il fatto che compaia lui ma non i Sinistri 6 è molto curioso e potrebbe significare due cose: che è riuscito a evadere, oppure che nel trailer abbiamo visto solo quello che Insomniac voleva mostrarci. E voi, quali sorprese credete ci riserverà Marvel's Spider-Man 2 in termini di nemici da affrontare? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace per farcelo sapere. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!